Stefano di Milano, non sono un iscritto alla fondazione, sono stato iscritto dalla fondazione del PRC fino al 2008, sono stato un elettore della fondazione, quindi se volete avere un parere, diciamo, di un rappresentante di quella specie di via distinzione che è l'elettore di rifondazione, ecco. Vabbè, premetto che sul fenomeno 5 Stelle trovo estremamente convincenti le posizioni dei espresse da lui. L'articolo fatto tra l'altro veramente molto controcorrente il giorno dopo le elezioni sul fenomeno di Grillo è anche stato estremamente coraggioso, diciamo, dove era una voce fuori dal coro. Devo dire che però, attenzione, la posizione dei Comig non è che semplicemente un movimento di destra, ci sono anche elementi interessanti nella posizione espressa sul sito giallo. Ad esempio, che l'elettore stesso di sinistra che vota in massa, attenzione, l'elettore di sinistra che ha votato in massa l'M5S condivide un'ideologia di destra almeno parzialmente, no? Santoro che contava che l'M5S può essere visto quasi come un carotaggio, no? Le ere geologiche dal punto di vista ideologico di questo paese negli ultimi 30 anni ci sono effettivamente tutte, cioè la trasformazione sociale ed economica che fa sì che l'elettore si senta determinato in mille maniere tranne che nella sua posizione, no, come lavoratore. La politica postmoderna fatta di singole istanze, no, non correlate fra di loro. Chi mi ha parlato di né di destra né di sinistra è stato un pezzo di vero, cioè e parliamo degli anni '80. Certo che detto da persone che avevano un pedigree molto spesso anche piuttosto corposo nei movimenti di sinistra degli anni 70, dirsi né di destra né di sinistra funzionava in un'altra maniera, suonava diversamente. Però attenzione, quel tipo di deriva ideologica arriva da un mondo lontano. Non pensiamo, non pensate di poter invertire questo corso in tempi rapidi. Non sono neanche i problemi interni di rifondazione sul piano politico da elettore, però discretamente informato, diciamo, su rifondazione, non sono neanche i problemi interni di rifondazione dal punto di vista organizzativo, di programma, eccetera, eccetera, ad essere fondamentali, diciamo, nel breve periodo per un'inversione di tendenza. Sicuramente il successo di Grillo parla delle difficoltà, anche delle miserie della sinistra, in modo particolare di quella che avrebbe dovuto essere identificata, diciamo, come sinistra di classe, senza dubbio. Però appunto, siccome questo risultato è il risultato di 30 anni di arretramenti, difficoltà, eccetera, eccetera, non pensiamo di invertirlo in tempi estremamente rari. Sicuramente anche nel dibattito di oggi pomeriggio qualcuno ha ricordato il problema della coerenza, quello sì è un elemento che dovrebbe essere, diciamo, per il PRC un faro, diciamo, nei prossimi mesi. Coerenza. Attenzione perché contestare ai 5 Stelle, ad esempio, come tranquillamente si può fare, pensiamo all'articolo di Vladimiro Giacchè sull'economia, cioè 5 Stelle dal punto di vista economico, no? La massa di contraddizioni, lacune, assurdità alcune, no? Per carità, sono cose tutte vere e cercare di contrapporre l'insieme, la tradizione anche pesante, ma nel senso positivo che è un po' di rifondazione si trova ad avere,
non può avere una qualche efficacia se non è tradotta in termini coerenti dal punto di vista della politica. Io, allora, non mi ricordo neanche quando veramente si è infilata quella dizione sulla in quale congresso, ma io credo onestamente proprio fin dagli inizi della fondazione, sulla riduzione del margine di riformismo, no? Dal punto di vista sistemico, la cosa è stata variamente formulata nel tempo. Esattamente, nel 96, siamo nel proprio inizio, quasi, cioè, poi è stata variamente formulata, reinserita in tutti i documenti programmatici, no? Ma si è tradotta in politica. Attenzione, perché quella cosa lì è formidabile. È un punto analitico che, se vero, e mi sembra proprio che si sia rivelato vero, se vero, ha una serie di ricadute, no? Sul piano proprio della politica, anche della politica politicante, proprio delle scelte tattiche, eccetera, diciamo, è fortissimo, no? E quel tipo di coerenza ci metto anch'io, nel senso, essendo stato anche militante di Rifondazione per lungo tempo. Siamo stati in grado di trasmetterlo. Allora, io sono un internato da quando è arrivata internet, in Italia, nel 95, insomma. Attenzione, vedo i commenti, leggo i commenti degli internauti, ci sarà la quota di troll pagati da Casaleggio, sicuramente, però attenzione, qualunque cosa, anche di estremamente ragionevole si dica, i commenti sono assolutamente incattiviti. Quella dose di rancore, attenzione, è una dose di rancore che c'è su Rifondazione ancora. Cioè, sì, Rifondazione paga ancora l'appoggio all'ultimo governo, però è ancora perfettamente dentro quell'ondata. E alle inversioni, anche nelle interviste, negli articoli, nelle battaglie, non sono così facilmente percepibili a livello di massa. È uscito la lettera, l'appello alla sinistra, no? L'altro giorno. Scorrete i commenti che ci sono sotto l'articolo pubblicato sul Fatto Quotidiano, no? Ecco, l'appello alla sinistra, scorrete i commenti, cioè parte commenti positivi o comunque che entrano nel discorso, saranno 1 su 5, questa è la 1 su 5, gli altri 4 su 5, ma persino il dibattito che è stato feroce all'interno di Rifondazione e che pur dentro alcuni elementi anche personalistici aveva degli elementi di dibattito teorico reale, è giunto all'esterno. Ve lo siete chiesti? Ti dico no, tant'è vero che fuori 9 su 10 non sa neanche se collocare per Pinocchio, Vendola, eccetera, ancora dentro la Rifondazione o fuori, chi c'è, chi non c'è, c'è il Durigliato, c'è qualcosa. Nessuno ha capito niente. Cioè anche quello che è stato effettivamente un dibattito fratricida, però è stato anche qua e là con delle punte teoriche reali di crescita, teorica anche per tutti noi. Ad esempio, fuori è arrivato in una maniera assolutamente pazzesca. Allora, tutte queste cose qui, quel discorso di coerenza, no? E anche di facilità, di semplicità di linguaggio, di comunicazione, no? Quelle cose lì, tenete conto, da oggi in avanti dovrebbe essere il vostro e anche il mio, diciamo, come fiancheggiatore, vale quotidiano.